che è un esperto di medicine non convenzionali, presiede alcuni enti che si occupano delle medicine. Tanto ti senti fastidio, vediamo a lei. Bisogna che parli te così. E tu? Ah, ok. Allora facciamo così. Ma per, comunque lui può parlare. E lei traduce. Intanto lo senti. Prova a parlare. Allora, il dottore è un docente a livello locale e internazionale su molti aspetti della medicina funzionale e complementare, quindi è uno dei temi molto importanti, visto che noi stiamo tentando di fare questa operazione di integrazione vera tra la medicina, quella nostra occidentale, e le altre medicine. Ma mi domando, le altre medicine non sono le altre medicine, sono la medicina. Tra l'altro, volevo aggiungere che Marcus è quello che poi firma il report, è uno dei medici che firma il report che ricevete quando fate il test ai vostri pazienti. Quando non capite, sappiamo. È sempre colpa sua. Quindi sfogatevi. Even though I only understand half of everything, I'm already red on myself. Dice che ne capisce la metà di quello che è stato detto, ma ha capito. Thank you. Actually, I'm used to speaking very fast, but I will have to slow down now. We'll make it. We'll show. Dice che è abituato a parlare molto velocemente, ma in questa occasione rallenterà e cercheremo di trovare il ritmo giusto per farci capire entrambi. E grazie anche a tutti coloro che hanno parlato prima di me, perché hanno gettato le basi anche di questa mia stessa presentazione, vi hanno parlato delle fondamenta della materia di oggi, includendo anche l'elettromagnetismo e anche questo esercizio sui campi energetici che è stato particolarmente utile, quindi grazie. E senza saperlo, Ian vi ha anche messo nelle condizioni di sincronizzare i vostri due emisferi cerebrali, quindi ora siete anche più reattivi e più recettivi nei confronti di quello che ascolterete. Prima di cominciare due parole sul dottor Stanton. I'm a medical doctor in Germany. I'm heading some discussion circles and different societies. I'm the editor for two different magazines and I also do TV. È un medico, lavora in Germania, fa anche parte di diverse società, diversi circoli di discussione, ma lavora anche in ambito televisivo. And if you wonder about the language, I'm born in the United States and grew up in Germany and love has led me to northern Germany, so that's I live in the town of Lübeck out on the coast of the Baltic Sea. E se ve lo chiedevate, il dottor Stanton è nato negli Stati Uniti, ma i casi della vita l'hanno portato a vivere in Germania, in particolare a Lubecca, nel nord della Germania. Yes, thank you for this introduction. What I find mesmerizing about the work and the idea behind the Estra is its potential to give knowledge, insight into the hands of anyone who uses it. La cosa che trovo più fantastica, più
suggestiva di questo dispositivo è la quantità di informazioni che riesce a darci sui soggetti. Since year 1984 I have been working with Apple computers in different ways and with the Macintosh. Lavoro con dispositivi Apple o Macintosh in precedenza dall'84. And one of the ideas behind the Macintosh was to take 25 psychologists and create a platform that is easily understandable for everyone. E una delle idee alla base della nascita del Mac è stata quella di coinvolgere 24 psicologi in modo da creare dei dispositivi che fossero facilmente accessibili a tutti. So actually we have done something rather similar by taking experts throughout the world, taking decades of knowledge and compressing this into the device and its algorithm. E più o meno una cosa simile l'abbiamo fatta anche noi con questo dispositivo, abbiamo raccolto, abbiamo riunito esperti da tutto il mondo e questo è il potentissimo risultato che siamo riusciti ad ottenere. E alle volte la cosa più difficile è rendere semplici le cose, ma è questo che ci permette di andare in profondità. Thinking about therapy as a medical doctor, therapy and this is so important for me because I teach a lot. Therapy should always be individual. Parlando di terapia, io sono un medico e quindi la terapia è una cosa che mi sta a cuore come a tutti voi, ma la terapia, la cura deve necessariamente essere una cosa individualizzata. It takes a matter of devoutness to understand that any person entering the door is an absolutely individual case on this planet. E serve uno sforzo di vera devozione per capire che la persona che entra nel nostro ambulatorio è un individuo specifico e con caratteristiche assolutamente speciali, assolutamente individuali. And part of this idea, part of this picture, part of this frame is that no two people have had the same influences in their life. E questo è anche dovuto al fatto che non esistono due persone che hanno subito le medesime influenze nel corso della loro vita. If we are being taught medicine in school, at university, we talk about syndromes, we talk about pathology, we talk about different forms of symptoms with the people. Chi ha studiato medicina all'università sa molte cose sulle sindrome, le patologie, i sintomi, come si esprimono e come riconoscerli. E quindi cerchiamo sempre di aprire dei cassetti per infilare le persone all'interno di queste categorie che ci creiamo. Ma mi dispiace, la vita non funziona così. Perché l'organismo non è un'entità, l'organismo. Perché l'organismo non è un'entità indistinta, è come un paesetto, un villaggio. It is a so-called cybernetic system, which has nothing to do with cyber, as in internet. Cybernetic system meaning of many influences that influence each other. È un sistema cibernetico, ma non nel senso informatico, nel senso di un sistema in cui molteplici influenze concorrono e si influenzano a vicenda per dare un risultato. Now, do you like red or do you like green? Preferisce il rosso o il verde come colore? Yeah, so you hate red. Quindi il rosso non le piace. So you hate red. No. Quindi il rosso no. Non le piace. No, you said you like green. I like green. Yeah. Vede, quindi lei non ricade in una categorizzazione netta, non entra in un cassetto. Quindi se lei ama il verde non è contro il rosso. E magari da giovane o da ragazzina aveva altri colori che le piacevano di più. Per cui le cose cambiano, la vita cambia.
Quindi non è possibile infilarci in categorie predeterminate, in dei cassetti. Non ditelo a voce alta, ma per gli psicologi è una tragedia. E quindi ci sono persone che addirittura si infilano tra le maglie delle definizioni. Are they bad patients? Sono per caso dei pazienti inadatti? No. Assolutamente no. Okay, I'll use a metaphor for that one. Ve lo spiegherò meglio con una metafora. Let's look at two different boys. Prendiamo due ragazzini. They both live somewhere in the world which is maybe an underdeveloped region, in a world that's struck with poverty and hunger. Mettiamo che entrambi vivano in una zona del mondo sottosviluppata, in condizioni di povertà e che soffrano la fame. And although they're both confronted with the same world, they live in the same environment, they are being raised. E nonostante crescano all'interno dello stesso ambiente, quindi nelle stesse condizioni, the first boy suffers greatly from being poor and undernourished. Il primo ragazzino subisce molto, risente molto del fatto della povertà e della malnutrizione. And although they've been raised in the same environment, the second boy has arranged himself with the situation, but he suffers. Mentre nonostante siano comunque cresciuti all'interno dello stesso ambiente, nelle stesse condizioni, il secondo invece risente del fatto di non aver potuto studiare. Quindi misurando semplicemente i parametri di questi soggetti non possiamo dire niente, non sappiamo niente di questi pazienti. E questo è un limite dei test di laboratorio che facciamo, che ci danno un'immagine limitata alla situazione presente, non ci dicono nulla della quarta dimensione, il tempo, cioè cosa è successo prima, non sappiamo nulla della storia dei nostri pazienti, possiamo soltanto vagamente immaginare qualcosa. Non fraintendetemi, io adoro i laboratori, penso che i test di laboratorio ci possano dare tantissime informazioni, ma non il quadro completo. Also, the laboratory values are compared to a Gaussian curve within the people to compare what is healthy and what is not healthy. Inoltre, i valori che otteniamo dai test di laboratorio vengono confrontati con una curva gaussiana per definire quali sono i valori, tra virgolette, normali o di salute e quali no. And with toxins, they love to also change these range if it gets a lot cheaper that way. E con determinate tossine, per esempio, gli intervalli di normalità vengono spesso modificati. So the point is, what works for most people doesn't always work for all. Quindi quello che funziona per la maggior parte delle persone non è detto che funzioni per tutti. Being confronted with toxins, some people actually collect every toxin that's on the road. I call them accumulators. They collect everything they can get hold of. Parlando di tossine, ci sono persone che assorbono praticamente qualsiasi tipo di tossina che si trovano di fronte, e li chiamo degli assorbitori. E invece ci sono persone che, secondo un modo di dire tedesco, sudano anche dalle costole, cioè non trattengono nulla. Se confrontiamo valori di persone diverse, vediamo che magari hanno dei livelli di vitamina C nel sangue assolutamente normali. And
the vitamin C to repair the tissue, to repair the collagen fibers. Ma non possiamo sapere se questa persona, per esempio, ha appena subito un intervento chirurgico e quindi ha bisogno di una supplementazione di vitamina C per ricostituire il collagene perso. Quindi questa persona effettivamente ha una carenza di questa vitamina. The same is true for blood levels, for certain other things. We might be perfect in the blood, but who tells you how much reserves are actually within the cells? Lo stesso problema ce l'abbiamo quando i test di laboratorio non ci dicono quante sono le riserve di un determinato elemento che questa persona ha. Sappiamo soltanto i livelli nel sangue in un determinato momento. Quindi l'idea è quella di chiedere all'intero corpo. Quindi parliamo di domanda, di richiesta. Quindi una domanda che ci dobbiamo porre è: qual è la causa che ci porta a questa richiesta di elementi determinati? Che cos'è che, qual è la causa che sta dietro alla carenza? E questa è la meraviglia, quella, la cosa che proprio mi fa venire la pelle d'oca nel lavorare con l'S-Drive. Perché l'S-Drive ci dà informazioni sulla persona specifica, sulla sua storia, sulle sue origini, sulla sua situazione individuale, personale. E ora abbiamo un collegamento all'idea stessa di epigenetica. Il concetto di epigenetica può sembrare un po' ostico, ma è veramente profondo e ci sono anche applausi dall'esterno all'epigenetica. Quindi la nostra prospettiva è quella della causa. Epigenetics is just basically a summarized terms for things that are imposed onto us. L'epigenetica fondamentalmente rappresenta le cose che ci vengono imposte durante la nostra vita. Immaginate di avere per la vostra casa un progetto fantasmagorico di un archistar all'avanguardia con soluzioni veramente galattiche, ma se avete degli operai che non sono in grado di eseguire questo progetto, mi dispiace, ma la vostra casa verrà fuori malissimo. Caso contrario, vi rivolgete dagli architetti poco costosi che però fanno un copia e incolla di progetti esistenti e vi creano il progetto di una casa che non sta in piedi. And you have this passionate craftsman who takes pride in everything he builds, everything he constructs and brings all this experience with him and makes a beautiful house on. Ma dall'altra parte invece avete dei muratori esperti, devoti, favolosi, che sono in grado di fare il loro lavoro, che amano il loro lavoro e che riescono a tirar fuori un senso dal progetto insensato e che vi costruiscono effettivamente una casa meravigliosa. So if you ask me, it's 10%, that's my view personally, 10% genetics, 90% epigenetics. Quindi dal mio punto di vista noi siamo il risultato per il 10% della genetica e per il 90% dell'epigenetica. Kind of portray
would you like to paint this person? La domanda che dobbiamo porci è: voi chi siete? I vostri pazienti chi sono? Qual è il tipo di ritratto che possiamo fare di queste persone? And many things I can see with patients. They come in and I perceive a whole lot of things, but the point is it's important to look behind the scenes and maybe something you have not come across. Molte cose sono evidenti alla vista. Alle volte vediamo un paziente e ci rendiamo conto di tante cose semplicemente guardandolo, però dobbiamo sempre essere consapevoli del fatto che ci può essere molto di più e noi non lo sappiamo. And the additional idea is also with the S-Drive to give this potential into the hands of people which might have not, which might not have the same educational and horizon like you all have here. E l'idea dell'S-Drive è quella di mettere un potenziale enorme nelle mani dei nostri stessi pazienti che, tenetelo a mente, potrebbero non avere le vostre stesse competenze, il vostro stesso livello di istruzione o anche di apertura mentale, se vogliamo. So to look which type the person is and to look into the situation. Quindi, per capire meglio chi sono i nostri pazienti e qual è la situazione in cui si trovano? Ho iniziato la mia presentazione con con un'immagine di uno schema, di un pattern. E io, in quanto medico, ovviamente posso trattare i sintomi. Ma quello che preferisco trattare sono i meccanismi, gli schemi. And if we see things, and Professor Spaggiari has talked extensively on his experience. If you see measurement examples for example, with persons with fertility problems, suddenly certain patterns arise that they have a combination of EMF exposure and chemical problems within the reports, which is very, very often, which is very modern, by the way. And then we can actually address the cause that way. E quando abbiamo pazienti, ne abbiamo parlato anche questa mattina con il dottor Spaggiari, che presentano determinate caratteristiche ricorrenti, questo è fenomenale, e noi possiamo vedere alle volte quali sono, al di là dei risultati di laboratorio, possiamo vedere quali sono le caratteristiche ricorrenti, ad esempio pazienti con problemi di fertilità che tante volte presentano alti livelli di esposizione a campi elettromagnetici e ad agenti chimici. Lo vediamo dai risultati del report dell'S-Drive, e questo ci dà un orientamento su quali possono essere le cause, le vere cause della loro condizione. Tra l'altro, queste esposizioni sono una cosa del tutto moderna, del tutto recente. Heidelberg, where a woman professor treated women which wanted babies and didn't get one by reducing the load of heavy metals out of the body. 25 anni fa ad Heidelberg è stata istituita una cattedra. Il docente di questa cattedra, il corso era curare l'infertilità femminile riducendo i livelli di esposizione ad agenti chimici. Which is nice at that time because it was also new, but we realize nowadays that that's not the whole nine yards, that's not the whole nine. La cosa 25 anni fa era già positiva e all'avanguardia, ma poi ci siamo resi conto che era una visione del tutto parziale del problema. Ad esempio, abbiamo scoperto successivamente che i livelli di stamina nel corpo possono avere un'influenza enorme sull'attecchimento dell'embrione stesso. Look at things differently and address things differently.
ma questo è soltanto un esempio. Il concetto è, dobbiamo guardare alle cose in maniera diversa. Io sono del segno dell'acquario, per cui per me tutto quello che è nuovo è una calamita, per cui cercate di non fraintendermi in questo. So this is not a criticism of our society, but if we live in a society, we should address the issues of it. E non voglio assolutamente criticare la società in cui viviamo, però se viviamo in una società dobbiamo correggere, dobbiamo affrontare i problemi che la società genera. And changes in their lifestyle, like obviously the use of, of fertilizers, the use of pesticides, the change with genetically modified organisms have changed our environment. E i cambiamenti nella nostra vita, l'utilizzo di pesticidi, di fertilizzanti, di organismi geneticamente modificati, hanno cambiato la vita stessa e stanno cambiando cambiato noi. Qualcuno di voi ha conoscenza dei veri meccanismi alla base dell'autismo? Stiamo parlando di reazione dei tessuti. Nessuno conosce. È un meccanismo basato sull'interleuchina 6. Okay. But there has been other links that have been tried and deducted, and one of them was to compare the use and consumption of genetically modified organisms to the rate and increase in autism in children. Ma si è analizzato anche il legame tra l'aumento dei casi di autismo e l'utilizzo, l'assunzione di alimenti geneticamente modificati. No, ovviamente non so se questa sia la causa, ma è un elemento da considerare. Evidence leads us to assume that electromagnetic fields can interfere with the cellular oxidative antioxidant balance. I should say also oxidative as well. Both in vitro and in vivo, oxidative stress is one of the most recognized causes of male infertility, so we have another influence, and this is exacerbated by the fact that spermatozoa are especially vulnerable to oxidative stress. This is a study, this is not an idea, this is a study. E secondo uno studio recentemente pubblicato, ci sono sempre un maggior numero di evidenze che ci portano ad assumere che i campi elettromagnetici possono interferire con l'equilibrio ossidativo di antiossidanti della cellula, sia in vitro che in vivo. Lo stress ossidativo è una delle cause maggiormente riconosciute di infertilità maschile ed è esacerbato dal fatto che gli spermatozoi siano particolarmente vulnerabili allo stress ossidativo. We have three places in the body where we have a lot of mitochondria. Typical cells have more than 500,000, 2,000. But three places in the body have very many. Ci sono tre parti del corpo in cui abbiamo un'abbondanza, una sovrabbondanza, tra virgolette, di mitocondri. Una cellula normale ne ha tra 500 e 1000, 2000, ma in tre regioni corporee ne abbiamo molti di più. The heart cell, la cellula del cuore, and the liver cell, le cellule epatiche, because they both are high performers which need a lot of energy. Perché sono cellule che richiedono moltissima energia. E in queste cellule troviamo più di 12.000 mitocondri in ciascuna cellula e la coda degli spermatozoi. So any mitochondrial change has also a wider effect. Quindi qualsiasi variazione dei mitocondri ha anche delle ripercussioni in questo senso. Where a linen cloth
Quindi il riassunto della mia presentazione forse potrà mai essere quello di indossare un telo di lino, chiudersi all'interno di una caverna e aspettare che il mondo cambi. Definitely not. Ovviamente no. But I would say reduce the stress that you and others are being imposed on. Ma questo sì che mi sento di dirvelo, bisogna ridurre lo stress, le sollecitazioni a cui siamo sottoposti. E costruire ponti emotivi. If I stand in front of you and just claim, well, you should do more sports, and you eat unhealthy, and you have to detoxify, and this can go on that way. Se io mi presentassi davanti a voi e vi dicessi, allora, devi fare, uno qualsiasi di voi, e gli dicessi, devi fare più sport, mangi male, non puoi continuare così perché la tua vita così non va bene, la tua salute non è adeguata, devi assolutamente cambiare il tuo modo di vivere. Quale sarebbe la vostra reazione? Ah, ma che bella persona comprensibile che ho di fronte. No. Ovviamente no. Le cose che ci sono vietate sono molto attraenti per il nostro subconscio. And we all eat pretty shitty. We all eat pretty not so good. E tutti non è che non mangiamo benissimo, nessuno di noi. So why not show a person where they're at and have them decide. Quindi perché non facciamo vedere alle persone dove sono, dove si trovano, a che punto sono e non lasciamo che siano loro a decidere di cambiare qualcosa per prendere una direzione o un'altra? E un'immagine dice più di mille parole. Ed è esattamente questo il punto, mostrate alle persone un'immagine che faccia loro vedere dove sono, a che punto si collocano e lasciate che siano loro a decidere, a capire come fare per modificare la loro situazione. Ora capite perché qua c'è scritto il tuo profilo personale? Avete mai ricevuto risultati di analisi di laboratorio in cui ci fosse scritto in cima questo è il tuo profilo personale? Questo fornisce un ponte emotivo alle persone. E lasciate che siano le persone stesse a capire di cosa hanno bisogno e cosa devono fare per ottenerlo. E la cosa fantastica è quella di dare la responsabilità alle persone stesse, metterla nelle loro mani. So, I would like to ask you the following question because obviously we talked about food, right? And you told me you're going to eat really healthy. Ora voglio farvi una domanda perché abbiamo parlato di alimentazione e tutti mi avete promesso che mangerete benissimo da ora in avanti. Perché la cosa è anche abbastanza strana, abbastanza divertente, perché perché mai dovreste promettere a me che mangerete meglio? E la domanda è: qual è il regime alimentare? Qual è il tipo di dieta? Anche proprio storicamente, qual è il più salutare? Questi sono alcuni esempi di diete, di regimi alimentari che potremmo tenere in considerazione: cibi crudi, macrobiotica, la paleodieta, pochi carboidrati. Adesso per essere super alla moda bisogna seguire la paleo dieta, quindi tornare indietro di 2000 anni. Vegan, of course, vegan we can go also, which is
sort of very radical. Altre scelte più radicali, dieta vegana. Ok, vado avanti perché tanto capite perfettamente di cosa stiamo parlando leggendo le stelline. That's people who eat little meat, not much. We have Atkins, we have the Budvik diet, we have things like Eskimo diet, which is lots of fish, lots of fat. And they don't die, they don't fall over dead. Interesting. Alcune diete interessanti sono quella, la dieta flexitariana che non conoscevo, che è ridurre il quantitativo di carne, non sapevo io di essere io stesso di essere un flexitariano, o anche la dieta Inuit, la dieta degli eschimesi, che mangiano un sacco di pesce, tantissimo grasso e non muoiono. We have gluten free, we have local, which is also an idea, okay? Traditional, we have low histamine, we have Bruca, which is free of animal proteins. We have vegetarian. There's so many different kinds. We have fruitarians, and this is the one that most people love most. That is called the so-called scripted diet. Whatever you eat is fine. E tra tutte queste possibilità, tutte queste diete che escludono carni, escludono prodotti di vario tipo, escludono prodotti che non siano a livello locale, chilometro zero, eccetera, la dieta probabilmente più apprezzata è la dieta andate tutti a quel paese, che vuol dire qualsiasi cosa va bene da mangiare. Quindi qual è la dieta più salutare? Ritorniamo alla domanda originale. Di tutte queste possibili diete, questi possibili regimi alimentari, qual è il più salutare? Eating as... Yes. It is completely individual. And by the way, the person should also feel halfway good about it. Yeah. So you don't go and preach from above. You look at the person. E ovviamente la risposta non può che essere una risposta individualizzata, non possiamo imporre nulla dall'alto. Talking about epigenetics, we also have some modern trends, for example, to talk about things like the gut-brain axis. E parlando di epigenetica ci sono alcuni concetti che ultimamente sono di cui ultimamente si parla molto, quali per esempio l'asse tra intestino e cervello. Che in inglese suona molto più chic. And there's something behind it. And of course there are different factors that make an influence. And should we continue? Is that fine? So and there's different ways to explain that by saying, oh yeah, the gut has something to do with how we feel. Ma ovviamente è un concetto importante e ci dice ed è molto significativo perché è vero che il nostro intestino ci dice molto su come ci sentiamo. Is there a connection between the brain and the gut? Is there a connection? Esiste una connessione tra il cervello e l'intestino? Is there what? A direct connection? Esiste un collegamento diretto? Vagus nerve. Abbiamo degli anatomisti, il nervo vago. Ma come in ogni relazione, la comunicazione deve andare in entrambe le direzioni, non può soltanto essere monodirezionale. Cose che nelle relazioni umane non sempre succede, ma in questo caso sì. Vagus nerve then should also have fibers which don't only go from the brain to the gut but maybe also from the gut to the brain, right? Quindi il nervo vago è composto da fibre che non soltanto vanno dal cervello in direzione dell'intestino, ma anche nella direzione opposta, giusto? And they looked at that and they actually found some of those. In realtà è stato studiato e si è scoperto che la cosa è effettivamente così, almeno in parte. So how much would you guess? Out of the vagus nerve, how many percent of the fibers actually go from below to above? Maybe 3%?
Quindi secondo voi quale può essere la percentuale di fibre che portano informazioni dall'intestino al cervello? 3%, 5%? Fate una cifra. 10%? It actually is 90%. 90%. The vagus nerve is a nerve that belongs to the gut. Il che significa che il nervo vago appartiene all'intestino e finisce, termina al cervello, secondo come, per come la vedo io. You know this concept about the gut being the second brain? You read those books, right? Probabilmente avrete letto da qualche parte che l'intestino è il nostro secondo cervello. I'm sorry, but I think that's complete nonsense. E non sono assolutamente d'accordo, penso che sia una stupidaggine. E secondo me l'intestino è il nostro primo cervello. Dal punto di vista evoluzionistico, quello che c'è tra le quello che abbiamo tra le orecchie è lusso, grasso che cola. E addirittura noi non chiamiamo noi stessi semplicemente Homo sapiens, ma Homo sapiens sapiens, giusto per essere sicuri che ci stiamo capendo, no? So actually to eat and survive is our first brain function, and everything else afterwards, whatever, we probably invented to get women around or whatever, and we needed that. Ma la nostra prima funzione, la nostra funzione cerebrale primaria è alimentarci. Tutto il resto lo abbiamo imparato successivamente per riprodurci, per esempio. Però la base è l'alimentazione. But to be honest, it's not dynamic because it's sort of, does the gut have an influence on us? Yes, the gut belongs to us. In fact, it's in the middle of our existence. Questa è un'immagine che troviamo nei libri di anatomia ed è perfettamente rispondente al vero, tranne per qualche aspetto, cioè è un po' datata come figura, perché come vedete la direzione del nervo vago è soltanto dal cervello verso l'intestino, ma non è così, non è così. E non è un caso che l'intestino sia esattamente al centro del nostro corpo e quindi della nostra esistenza. 6 metri, more than 400 square meters of surface in the middle of our existence, and we never look at it at all. Immaginatevi, 6 metri di lunghezza, 400 metri quadri di superficie, un organo al centro del nostro corpo e non lo prendiamo mai in considerazione. It is the biggest communication, the biggest corresponding surface to our environment that we have. È l'elemento di dimensioni maggiori che abbiamo all'interno del nostro corpo. How do we treat the intestinal system? We pour some bacteria inside, right? E come facciamo per curare i problemi intestinali? Tendenzialmente assumendo batteri. Thank you, that's it. E basta, fine. I mean, obviously bacteria are important, yeah? Ovviamente i batteri sono importanti. Yeah. In this little joke it's trying to summarize it. Questa piccola battuta cerca di sottolineare questa importanza, cioè, dice supportate i batteri perché è l'unica cultura che alcune persone hanno. Questo è un grafico che ci mostra quante sono le tipologie di batteri che risiedono nel nostro corpo. E secondo voi quante ne faccio di analisi di questo tipo ai miei pazienti all'anno? Zero. I'm sorry, not at all. Why? If someone comes and he's ill, I
e perché non ne faccio nessuno? Perché se arriva un paziente con una ed è malato, io già so che c'è qualcosa che non va nel suo intestino. Dopo sei mesi di trattamento, allora sì che diventa interessante vedere qual è questa scomposizione di batteri all'interno dell'intestino. Flora starts right here, yeah, right in here. Don't use that stuff that you pour in and boom, everything is gone. No. Bisogna anche considerare che il nostro sistema digerente è composto da vari livelli e la flora intestinale inizia in bocca. Ergo, evitate di usare quei colluttori o quelle sostanze che uccidono completamente i batteri all'interno di alcune zone del tratto digerente. So everything we measure here is just a summarizing of many, many things that happened before, but we can't really tell what's going on and where. E quindi questa è l'immagine è molto complessa e molto spesso è difficile capire che cosa succede e in che punto. Ma per curare l'intestino, per curare in particolare l'intestino tenue, quello che dobbiamo trattare è la parete intestinale. Come facciamo a seminare, a piantare delle piante su un campo di lava? È impossibile, non attecchirebbero mai. E secondo me la cosa va anche oltre, cioè lo stato della parete intestinale è la base del sistema immunitario. Questo è chiaramente un mio pensiero, è come la vedo io, non posso dimostrarlo, datemi qualche milione e ve lo dimostro, però al momento non sono in grado di farlo. Ma è questo l'elemento chiave della rivoluzione, è sulla parete intestinale che si gioca tutto quanto. So they all are connected. Tutto è interconnesso. And what's interesting, if someone's depressive, the enterobioma will change, different bacteria. La cosa interessante è che quando una persona è depressa, il suo enterobioma viene modificato. If someone eats pretty bad, it will also influence the way the body reacts. Se una persona mangia male, il suo fisico reagirà in maniera diversa. If you have an inflammatory state in the body, those cytokines will also change the enterobioma. Una qualsiasi infiammazione nell'organismo fa sì che le citochine vadano a modificare l'enterobioma. E quindi se c'è guerra, se c'è una situazione di guerra in una qualsiasi regione dell'organismo, i batteri stessi si premuniranno indossando l'elmo. You've heard of the so-called leaky gut syndrome. Avete sicuramente sentito parlare della sindrome dell'intestino permeabile. It hasn't entered the books, but it's there. In fact, it's there with almost everyone in society. Ancora i libri non ne parlano, ma è una cosa che esiste e praticamente ognuno di noi l'ha sperimentata. This has such an enormous impact onto the health and the immune system of the person, people. E ha un impatto fondamentale sulla salute e sul sistema immunitario delle persone. Perché è diventata una barriera che impedisce alle persone di assorbire nutrienti in maniera adeguata o sostanze in maniera adeguata. Questa è una mucosa sana. E questa è una mucosa dopo qualche decennio di intolleranza al glutine.
they will start to bake against each other, they will start to fuse. L'infiammazione causa una fusione di elementi, in questo caso villi intestinali. You have shown the electron bridges when the electrons are being robbed through radicals, how the thing bake together. Abbiamo visto prima anche con il salto dell'elettrone e il doppio legame. Funziona alla stessa maniera, cioè quando c'è un'infiammazione gli elementi infiammati si attaccano l'uno all'altro, si fondono. This fractal structure here has molded down into a tenth of its surface cell. E questa questa struttura sana si è ridotta ad un 10% delle proprie dimensioni originarie, ma questo vuol dire anche che l'assorbimento di sostanze è al 10%. People with a leaky gut syndrome in a higher state actually are undernourished. They are starving, not of calories, but of essential elements. Le persone che soffrono di sindrome da intestino permeabile sono addirittura sono malnutrite, ma non di calorie ovviamente, bensì di elementi essenziali. Now for a whole lot of money you pour stuff into yourself, but the problem is it's not obtained. E quindi possiamo assumere per bocca qualsiasi cosa, ma non viene assorbito. All you do is you L'unica cosa che riusciamo a produrre in questo, cioè l'unica conseguenza è costosissima analisi in laboratorio. And since I'm a passionate person about quantum physics ever since I was 14, and since I see the body apart from our mental and soul functions as electric. I love to look at things in terms of electricity. Ma in quanto esperto di medicina quantistica, io adoro considerare le cose dal punto di vista dell'elettricità. The point is, it is so often about membranes, it's unreal. E mi sono reso conto di quanto spesso il problema sia nelle membrane. No matter where we look. You had mentioned it before. I forgot your name. I'm sorry. You mentioned it before as well about membranes, about potentials. You both said that. La mia collega poco fa ha parlato di membrane e di potenziale. Fields, think in fields. Pensate in termini di campi. You gave a field to us by your exercise. Con il suo esercizio, il dottor Lyons ci ha dato un campo elettrico. And the same is true for membranes. Think about mast cells that release histamine. E lo stesso discorso lo possiamo fare con le cellule. Pensate alle cellule che rilasciano istamina ed eparina. And I'm sorry I have to say it. Forget histamine in food. That's just a drop. That's just a drop. The histamine that actually is relevant is the one that's being produced through rotting. And mainly out of our immune system. The histamine in the food is not the issue. E permettetemi di aggiungere che l'istamina assunta tramite l'alimentazione non vale assolutamente la pena neanche tenerla in considerazione, perché è una goccia nel mare. Quello che conta è quello che viene prodotto dal nostro organismo. We'll look at the second subject in just a moment. And the same is true for cell membranes. Because you cannot get the stuff into the cell if the membrane potential doesn't work. E lo stesso discorso di penetrazione degli elementi lo possiamo fare sulla membrana cellulare. Se la membrana non funziona, non si riesce a far entrare nulla all'interno della cellula. Ed è tutto un discorso di potenziale di membrana che è altamente sensibile a campi elettromagnetici. And by the way, the membrane and the inner so-called cristae of the mitochondria.
mitochondria are super highly susceptible to electromagnetic fields. E la membrana e i mitocondri sono enormemente suscettibili, enormemente sensibili ai campi elettromagnetici. ATP is being produced by a difference in the gradient of H+, and a gradient we can only produce by a field potential, by a difference in charging. Sono solo le differenze di potenziale, le differenze di carica elettrica che ci possono permettere di ottenere un risultato. Per 80p. Per la ATP, perdone, per la produzione di ATP. So, we understand that. And the same is true for other membranes, like the intestinal, the enterocytes in the intestinal system. E lo stesso vale anche per gli enterociti del sistema intestinale. Now, I say everything less than 4 hours is a problem, but I only have 1 hour today. So I'll just give you a little sneak peek on something. Allora, per me parlare per meno di 4 ore è sempre un problema, però oggi ho soltanto un'ora a disposizione, quindi vi darò qualche altra informazione. E vi do una piccola anticipazione di qualcosa. I trombociti. Either they're enough or too little or too much, right? Che possono essere in livello sufficiente o eccessivo o insufficiente. No. No. By introducing fragments of bacterial walls, lipopolysaccharides, into the body through the leaky gut syndrome, there is an effect on these platelets. Could you repeat that, please? That's too much Latin on that one. No. By inducing fragments of bacterial walls, so-called LPS, into the body, there is an effect on the thrombocytes. Se introduciamo nel corpo umano dei frammenti di lipopolisaccaridi, abbiamo delle ripercussioni sulle piastrine e i macrofagi. Has anyone ever heard of the so-called toll-like receptors? Yeah. Toll-like receptor 4? Avete sentito parlare dei recettori toll-like, toll-like 4? That's exactly our evolutionary tool to detect bacterial infections is toll-like receptor 4. E questo è lo strumento che l'evoluzione ha messo nelle nostre mani per evidenziare le infezioni batteriche. E questa parte del sistema immunitario è congenita. And if LPS enters the body, look what happens. Quando gli LPS entrano nell'organismo, questo è quello che succede. I macrofagi impazziscono e le piastrine diventano sensibili all'eparina. L'eparina viene rilasciata e le piastrine si decompongono causando infiammazione, coaguli, microcoaguli nel sangue e si ha una decomposizione dei tessuti, ad esempio dei vasi sanguinei. Quindi abbiamo un'azione che va a favore dell'infiammazione e anche procoagulante, che è lo stesso meccanismo alla base dell'aterosclerosi e dei reumatismi. E di tutto quello di cui vorrei parlarvi nelle prossime 4 ore, ma non ho tempo. So the change in between the first and an eighth month of treatment in difference is dramatic. Quindi in un trattamento di 8 mesi la differenza tra l'inizio e la fine del trattamento è estrema. E questo è il fattore da tenere in considerazione per capire se una persona soffre di sindrome di intestino permeabile e anche per l'aterosclerosi. You've understood that by looking at the mucous membrane,
you have a direct proof of what's happening. E quindi quando analizzate il sistema immunitario delle persone, siate consapevoli dei meccanismi che stanno alla base. Ricordate la parete del sistema intestinale che abbiamo visto prima, ricordatelo. Quindi, ma il punto centrale della presentazione di oggi è: cercate di capire qual è la situazione specifica del vostro paziente usando l'S-Drive. Se non ci sono aminoacidi a sufficienza, è impossibile costruire tessuti, è impossibile che l'organismo funzioni a dovere. Se una carenza di altri elementi ci può portare ad un deficit enzimatico, non riusciamo a costituire gli enzimi. No metabolica funzione senza manganese, senza vanadium, senza. Senza molibdeno, senza vanadio, senza manganese, non abbiamo metabolismo. We can't restore our diamine oxidase without copper. Senza il ramen non è possibile recuperare la diossidasi. Not a single molecule of glucose can be imported into the cell without the presence of chromium. Senza cromo non riusciamo ad importare il glucosio nelle cellule. So there's many factors. Quindi i fattori sono tantissimi. For stress to grow. For stress to grow, there's many factors. E sono tantissimi i fattori che portano ad un aumento dello stress. There are more modern factors that we have grown new hormone sources like visceral fat, which produces TNF-alpha for inflammations, interleukin-1 for inflammations, interleukin-6, which makes us dumb, stupid, dull, and a couch potato. Donald Trump. Yeah. And I wish he would stay on his couch. And angiotensin to raise the blood pressure. That's a proof of what the metabolic system is just by looking at what the fat produces there. E ad esempio, sono talmente tanti fattori, anche il grasso viscerale produce tutti questi elementi che poi producono infiammazione. If you look at the transmitters, the cytokines, if you look at the immune functions, which we can't get into, I'm sorry, I would love to, but we have more time tomorrow and today maybe, to look into that, you can deduct so much from it. You can look at the balance in between the system of the different bumps in TH1, TH2 axis with their own metabolites. You can look at disbalances, for example, like here, where there's too much autoaggression going on. You can look at this, which is typical for allergies, where the scale is tipped to one side. You can look at so many things. And in people, you in the charts of the S-Drive, you see virus and post-virus in the charts. Nei grafici dell'S-Drive vediamo anche i virus e i post-virus. Think about how many people are tired from an Epstein-Barr virus. E pensate alla stanchezza che deriva dall'Epstein-Barr. How many people have chronic pain in their face from a varicella zoster virus? O dolore cronico al viso a causa dello zoster. How many diseases, including cancer, like Hodgkin, non-Hodgkin, are related with Epstein-Barr and cytomegaly virus? E pensate a quanti sono addirittura i tumori, tra cui anche linfomi Hodgkin e non-Hodgkin, che sono legati allo zoster o al citomegalovirus. Mucosa tumors associated with human papillomaviruses, which we have more than 100 kinds of. Tumori delle mucose che sono associati all'HPV, del quale esistono varie centinaia di ceppi. Quindi per riportare il sistema, dobbiamo riportare il sistema in forma, allo stato originale. Yes,
The bacterial DNA is being built into our own DNA if the leaky gut syndrome goes very bad. In caso di situazione grave di intestino permeabile, il DNA batterico viene trascritto all'interno del DNA delle nostre cellule. And do you realize that our evolutionary system prefers healthy individuals? So if we make ourselves unhealthy, that our system says terminate existence. E sapete che il nostro sistema evolutivo predilige i sistemi in salute e tende a eliminare i sistemi che non sono in salute. If a cell detects that it has less than 40% of its ATP, it goes into apoptosis by itself. Sapete che la cellula va in apoptosi se rileva ATP in misura inferiore al 40%. So if you look at this guy here, you say he's off pretty well. Se vediamo, questo soggetto non ha l'aria di stare molto bene, con tutta probabilità ha qualche problema. E magari successivamente, in un momento successivo, analizzeremo questa formula che io ho denominato oh no, oh no. Nitro stress and peroxynitrite. Che è stress ossidativo, stress perossidico e what was the third one? Perossinitrati. Okay. This is German would say Scheiße, big Scheiße. E questo in tedesco vuol dire merda assoluta. Okay. And this hurts. That hurts the mitochondria so bad. E danneggia pesantemente i mitocondri. You talk about the fatty acids. Abbiamo parlato prima degli acidi grassi. MDA, sotto stress abbiamo quello di prima. LDL ovviamente è un grosso problema, ma nessuno lo rileva, nessuno lo misura. E questo è veramente anche questo, un enorme problema, una merda enorme. Gli diamo dopo 20 minuti di finire la sua. Ok. So, this is a marker for oxidative stress. Ed è un marker dello stress ossidativo. Please remember that atherosclerosis is an inflammation. It has nothing to do with high blood fats. Ricordate che l'aterosclerosi è un'infiammazione, non ha niente a che vedere con gli alti livelli di lipidi di grassi nel sangue. Perché ci sono persone che hanno livelli perfettamente adeguati di lipidi nel sangue e muoiono a causa di ictus. E gli eschimesi che praticamente fanno il bagno nel grasso sono perfettamente in salute. E questo è dimostrato. So, what I'd like to do with people is get them back in their middle. Re-synchronize, I call it. Quindi dobbiamo risincronizzarci con il nostro centro, con il nostro nucleo centrale. E trattare i meccanismi, non i sintomi, guardando quello che c'è dietro, dietro le scene. E quello che ci permette di guardare dietro il sipario è l'S drive, è questo che ci dà la potenzialità di vedere cosa c'è dietro, dietro le quinte. Una diagnosi istantanea da voi, qual è la diagnosi di questa immagine? Empty. That's what we call in America. So-called no-brainer. Questo è un senza cervello. You don't have to think about whether you want to use the S drive. Use it. There is no discussion about it. Look behind the scenes. This is a no-brainer. E per capire cosa c'è dietro a questa situazione usate l'S drive. And I'm sorry, I wasn't expecting the translation, so therefore I haven't kept my time, so I'm sorry for extending a little bit more. Vi chiedo scusa per i tempi lunghi, non mi aspettavo la traduzione, per cui mi ero preparato un discorso che sforava i tempi che mi erano stati concessi. Ma grazie infinite per la vostra attenzione.